Allora, primo agosto, stiamo uscendo per andare al supermercato e spendere i nostri ultimi soldi. Non li voglio portare a casa perché è mia ferma intenzione ritornare anche qui il prossimo anno, ma non so cosa può accadere, ad esempio magari che poi non torniamo, che nel frattempo entra l'euro, non mi sono informata quando questo stromaledetto euro potrebbe entrare in Polonia. Mi fermo un attimo e farò una fotografia, uno spazio delizioso. Sarete d'accordo con me che sì, valeva la pena fare una piccola pausa per fare una fotografia di questa casa deliziosa. Oggi partiamo per andare a Vienna, ho già prenotato l'albergo. Sono stracontenta perché ovviamente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e temevo di non farcela con i soldi, sono sincera. Invece poi ho trovato prezzi buonissimi per andare direttamente a Vienna, ho pensato. Bratislava dedicherò una giornata direttamente da Vienna e quindi ho già risparmiato soldi. Il volo l'ho trovato a prezzi stracciati, 25 euro a testa, immagino un po' anche per quello che è successo all'aeroporto di Catania. E come si suol dire, mors tua vita mea, va benissimo così. Ero già pronto a sborsare 300-400 euro per un volo acquistato così all'ultimo momento, nel cuore dell'estate, dai. Effettivamente però devo essere sincera, io sto saltando la Lubiana e non sto prendendo il volo come avevo pensato da Trieste o da Venezia, ma vado dove più mi conviene. Galline. Tutto questo mi mancherà moltissimo. Siamo stati accolti benissimo, in maniera davvero commovente. Sono stati 3 giorni molto belli, molto intensi. E spero di ricambiare accogliendole a casa mia più presto. Io sicuramente tornerò. Vediamo con che formula, anche perché no, affittare una casa per un paio di settimane e vivere tranquillamente qui. Stamattina mi sono sorpresa, mi sono guardata allo specchio senza trucco, senza niente, ero raggiante, luminosa. A me il clima più freddo ha sempre fatto bene alla pelle, invece il caldo, non so, mi apre i pori, mi fa sentire brutta, stanca, stupida. Io detesto ormai un certo tipo di estate. Questo sono io adesso, ad esempio. Riprendiamo il video. Che cosa voglio comprare? Allora, devo essere sincera, è una spesa fatta soltanto perché appunto ho una 150 swatch, non li voglio riportare a casa. In passato mi è capitato di riportare a casa soldi che ancora già sono lì nel cassetto e non me ne faccio più niente, non posso neanche cambiarli. Sto parlando di alcuni lei rumeni presi nel 2005, non ci pensiamo, magari fra 50 anni varranno moltissimo, non lo so. E che cosa? Ho già una busta enorme di Kischel e Galaretti presi a Cracovia, perché noi il nostro albergo comunque era di fronte alla Galleria Cracovna, un bellissimo centro commerciale nel cuore della città. Cosa posso comprare ancora con questi soldi? Intanto pensavo dei preparati per delle torte, perché la madre di mia cognata Bojena fa delle torte divine. Non si può capire, e quindi devo comprare qualche preparato dell'oro per fare delle torte. Ho individuato una sauce sweet chili thailandese che io adoro, e non so, forse a Catania ci sarà sicuramente, ma non ho voglia di andare. E poi ho trovato del rice paper, fogli di carta di riso, che voglio provare per fare degli involtini di primavera. E tante volte ho trovato le ricette e così voglio provare a farle. Allora, ok, riprendiamo. Stavo dicendo che ho attraversato per non riprendere delle persone. Voglio poi comprare dunque il rice paper, voglio provare a fare questi involtini di primavera vegani che ho visto in giro. E voglio diventare ancora, perseverare ancora di più in un certo tipo di cucina, non necessariamente vegana, ma con periodi vegani, perché no, è tutta salute. Sicuramente sempre più vegetariana, ho mangiato anche troppa carne fra
fra Germania, Praga, Polonia, anche troppa carne per i miei gusti, sono stanca, sono forse anche un po' disgustata, non mi dà più la gioia di un tempo, quindi forse i tempi sono veramente maturi per eliminarla quasi del tutto. Adoro questo campo, non ha niente di che, non ha niente di speciale, un campo di grano, mi piace moltissimo questi pali della luce che ci sono nei paesi dell'est, e poi questa casa è la mia passione. Comunque è soltanto una delle tante case bellissime che ci sono qui, tutto qua è solo perché ci passo spesso, ma niente di che. Oddio mio, sicuramente devo riprendere il mio giardino, non so perché, sono stata triste, sono stata stressata, l'ho lasciato perdere, una vergogna, era il giardino più bello del vicinato ed è diventato il più orrendo da 2 anni a questa parte, rimedieremo. Io so benissimo che nella vita tutto serve, tutto arriva sempre con un senso. Così come questa vacanza che io non credevo che non avrei mai fatto qui in Polonia, invece si è rivelata. Adoro questa casa da morire. Credo che si sia interrotta la mia registrazione di prima, non so per quale motivo, comunque pazienza. Comunque, tornerò ad aggiustare il mio giardino, tornerò a imparare ancora nuove ricette vegane e poi voglio dedicarmi anche all'arte, alla pittura, che era una mia passione. Ho comprato dei colori molto belli a Praga, un album particolare, e così si concluderà la mia estate. Ma fosse per me, vi ripeto, solo perché mia figlia mi rompe i coglioni, ma fosse per me, io starei qua fino al 25 agosto, che poi è la data che nella quale devo rientrare assolutamente cascasse il mondo a scuola. Ma abito in una zona turistica e mi sono tanto stufata, tutta quella confusione di persone, il mare, gli incidenti e incendi, no, non fa per me più. Ok, siamo arrivati al Delicatessi Center. Fra un po' di ore partiremo, siamo tornate dalla spesa e ho comprato una marea di roba e pagando pochissimo, e questo è un kit per disegnare preso a Praga e con i suoi colori e tutto. Conto di riprendere a pitturare in Italia. Questo è un bellissimo bracciale che mi è stato regalato dai parenti, e così cerco di fissare la gioia di questi ultimi momenti qui a Stugen. Si sta sempre più annuvolando e mi sembra che porti pioggia il pomeriggio, e io lo spero tanto, è bellissima la pioggia d'estate. Fra meno di un'ora partiamo, e a me fa piacere ricordare questa casa e i suoi gentili vicini. Il video prima si è interrotto, ormai ho tante foto, tanti video, però a me fa piacere ricordarmi questa bella casa dove sono stata accolta così bene. E questa è. Questo è quanto. Sono le 7:15, credo. Bello, vero? Un paradiso. Un ultimo video alla casa presa di fronte. Grazie Stugen. Cari amici e fans e followers, sono ancora una volta nei guai, è notte e io mi ritrovo in una stazione degli autobus apparentemente tranquilla, ma non sappiamo se questo pericolo si nasconde dietro l'angolo. No dai, fra meno di un'ora, 55 minuti, arriverà il nostro autobus per una nuova misteriosissima destinazione. Una decisione presa d'impulso qualche giorno fa, ma non lo devi dire, non lo devi spoilerare, credine. Non devi spoilerare, amio. Ah,
basta. Vabbè, l'hai scritto, no, però. Pieno. L'hai scritto, ma vaffanculo. Vabbè, mia figlia mi dà sempre a Katowice. No, invece no. Vado dove? Katowice. Ci andiamo a Katowice. Ecco qua, vedete, amici? Mia figlia mi ha fatto girare le scatole, quindi adesso mo la porto a Katowice. Così si insegna. Però Gdansk, Danzica, bella. Bonn, che figata. Amici, non è sicuro che andremo a Vienna. Purtroppo abbiamo commesso un errore fatale. Non abbiamo accettato non abbiamo accettato degli ottimi, madonna, che erano buoni. Ne abbiamo mangiato solo uno, cacchio. Non abbiamo accettato gli ottimi croissant che aveva fatto la mamma della nostra parente Bogena. E quindi adesso non abbiamo niente da mangiare se non dei Mars e delle patatine rumene. Quindi ditemi voi. Bah. I'm in trouble. SOS. Amici e follower, abbiamo fatto una pessima scoperta. Abbiamo scoperto che il mio Twix si è sciolto e non sembra molto invitante. Il Lion di mia figlia è buono, ma le patatine rumene fanno cagare, no, quindi e quindi ci avviamo verso Galleria Jeschuf, la galleria di questa città che ci ripromettiamo di visitare la prossima volta, perché merita. Facciamo intanto velocemente, perché qua la vedo dura, rischiamo di restare affamate. E non lo so quando metteremo qualcosa sotto i denti, perché arriveremo alle 8:30 a Vienna. Ho avuto almeno l'intelligenza di mettere... Oh, Jesus, ma non è che è più lontano di quanto ci ho detto quella cretina. Ma porcazza, provate a fidare delle cretine. E quindi, dai, vediamo. Ma che cacchio, la linea è lontanissimo. Sta cogliona. Oggi 9:15. Ma guarda che figo quel... Oh mamma mia, c'è questo qua, ma perché no? Uno si catta un panino e su botta. Come vuoi il panino? Voi. Piroghi. Ma da portare via. Da portare via piroghi. E ora vediamo. Se sta cogliona ci ha detto che poi. No, dai, abbiamo sbagliato. Ma ce non ne indoviniamo una oggi. Ragazzi, non indoviniamo una. Io mi riposo di più a casa. Vedo delle luci promettenti. Oh, Jesus, non c'ho più l'età, io non lo so perché faccio queste cose. Boh. Guarda che figata di monumento post-soviet. Vamonos. E speriamo di trovare anche una bellissima connessione wifi gratis, in modo da poter magari caricare un video, così farvi ridere, magari caricare questo, però vediamo. Lavi, forse dobbiamo tornare indietro, io non lo so. Sì, ok. C'è la luce in fondo al tunnel. Gente, c'è la luce in fondo al tunnel. Che figata! Che figata quel monumento post-soviet. Ma qua c'è proprio l'uben di Dio. Galleria Jeschuf. Ok. Come stai chiudendo? No! Colpo di scena. Come stai? Vamo, se non rompere. Ok, chiudo perché dobbiamo essere velocissimi a trovare qualcosa da mangiare. Ok, a dopo amici e follower. Allora, ecco qua. Abbiamo trovato il nostro paradiso perduto. Ok, vorrei rassicurare gli amici e fans che alla fine abbiamo optato per Subway. Ho pagato uno sproposito. C'è scritto pagare in suoti o in euro. In euro corrispondeva a 18 euro, due panini. Boh. Niente, ho optato per
il suoti sicuramente verrà appunto molto di meno. Niente, adesso siamo qui buone buonine, ti aspettiamo. Redenne e Babbiano si sono già fatte le 21.05, quindi fra 10 minuti ci attende una nozzatina veramente, veramente fantastica da 5 stelle. Ciao, forse ci saranno aggiornamenti più tardi, non so. Ciao! Ecco arrivato il nostro bolide, si parte, ciao!